Tiziana Privitera, Vincenzo Pappalardo, nuova edizione della Nivarrata 2015. Se mi dici un attimo che indotto ha questa manifestazione. Dunque, la precedente edizione ha avuto un indotto di circa 110.000 presenze, quest'anno ovviamente è lievitata, ci aspettiamo, ma sono delle previsioni che mi permetto di accennare, all'incirca 170.000 presenze, questo rispetto a dei dati che abbiamo rilevato dopo aver lanciato l'evento sul web, quindi abbiamo avuto un tipo di risposta che in proporzione ci fa pensare a queste cifre. Abbiamo scelto questo periodo anche proprio per poter agevolare una maggiore affluenza sul territorio, considerando il ponte del 2 giugno, e effettivamente dal momento in cui abbiamo lanciato appunto l'evento abbiamo avuto una notevole risposta già. Vincenzo, sono cifre importanti che creano indotto e magari costano meno del carnevale. C'è stata una piccola polemica rispetto all'iscrizione di accesi, non accesi, eccetera. La Nivarrata è una manifestazione aperta a tutti che vuole portare la granita siciliana in Italia e nel mondo. Abbiamo appena concluso infatti la conferenza in cui abbiamo nominato Luigi De Luca ambasciatore della granita siciliana in Australia, proprio perché vogliamo che la Cireale si apra verso l'esterno e non rimanga chiusa nei propri confini. E Luigi De Luca è un originario di Messina che da parecchi anni è a Sydney ed ha aperto una catena di gelaterie puntando anche sulla granita siciliana. Questo vuol significare che gli acesi devono credere più in se stessi e devono trovare la voglia anche di confrontarsi con un pubblico esterno. La granita siciliana sicuramente è un patrimonio di Acireale, però dobbiamo difenderlo e mantenerlo con la presenza, la partecipazione a questi grandi eventi che si basano sulla condivisione dei saperi, la condivisione degli spazi e la condivisione anche dei sapori. Vi aspettiamo allora da venerdì pomeriggio alla Villa Belvedere a degustare le granite in concorso. Le macchine sono in movimento e fra poco la granita è pronta. Ce ne sarà per tutti i gusti, ma non solo di granita, in quanto abbiamo cercato di dare un'offerta sempre ampia per accogliere un pubblico vario e quindi ci sono diverse attività collaterali ma sempre collegate al tema della granita, che quindi aspettano grandi, bambini, professionisti e non solo.